in questa parte del mondo. Come per esempio la storia del marito di Magda, un palestinese costretto fra l'ingiustizia a vivere per circa un anno nella terra di nessuno, nella terra di nessuno fra Gaza e l'Egitto. È un personaggio che in pratica ha viaggiato quasi per tutto il Medio Oriente, è partito dalla Libia, è andato in Egitto, dall'Egitto è andato in Grecia, poi in Creta, poi in Grecia, poi è tornato nel Libano, per così, tutto per andare a Gaza. Quando è arrivato a Gaza, finalmente, appunto dopo circa un anno che è stato in questa terra di nessuno, dopo un anno appunto che era a Gaza, l'esercito israeliano l'ha ammazzato. E quindi appunto storie che veramente incredibile. Sono storie umane attraverso cui, aiutandosi anche con note storiche e descrizioni, che poi non sono invasive, sono note per capire il contesto, viene spiegato appunto il contesto in cui si sono svolte e si sono. E così per esempio la storia di Abu Khaled che ci racconta della Nakba. La Nakba, sapete, è la catastrofe del 1948, e poi come Jaber che ci racconta del no-go zone, che comunemente viene detta buffer zone, però loro non la considerano in questa maniera, appunto dei contadini uccise mentre prendevano cure dei loro campi, solo perché appunto i soldati israeliani ritenevano inopportuna la loro presenza in quei posti, sulla loro terra. Cioè. Racconti di pescatori e come gli israeliani sequestrano le loro barche, rubano la loro attrezzatura e rendono impossibile pescare, e tutto in violazione dei diritti umani e delle leggi internazionali. Sono storie appunto di questo libro vere, e cui i protagonisti concordano su due cose principali. La necessità dell'unità palestinese, questa è una cosa molto politica, e poi l'altra cosa è la richiesta di libertà, giustizia e pace. Un altro messaggio molto forte che emerge appunto con chiarezza da questo libro è che i kazaki non vogliono aiuti umanitari, non chiedono progetti di cooperazione. Vogliono che sia riconosciuto loro la dignità di un popolo sotto occupazione e di conseguenza il diritto di resistere, ma resistere nella forma che vogliono loro, non deve essere imposta dalle altre. Questo libro parla tanto di resistenza ed è effettivamente la cosa principale su cui si basa appunto questo libro. È un libro chiaro, facilmente leggibile, anche una lettura molto facile, e coglie nel suo segno, per cui io lo consiglio appunto a tutti, e a questo punto passo la parola a Silvia. Grazie. Grazie per la presentazione, grazie a voi per essere qui e grazie a chi ha organizzato questa cosa. Tra l'altro non mi sembra che siano pochi, cioè, mi sembra che siano pochi, insomma ci siamo, è va bene. Dunque, la presentazione l'avevo pensata in tre parti: una prima parte in cui vi racconto un po' di Gaza in generale, una seconda parte in cui vi parlo del libro e una terza parte che sarà un po' un appello ad andare in Palestina a vedere con i vostri occhi quello che sta succedendo e a partecipare a questa razza di liberazione. Dunque, parto da queste due mappe qua. Entrambe queste mappe rappresentano tutta la Palestina. In quella di sinistra vedete delle città che in quella di destra sono state completamente cancellate. In quella di destra ci sono alcune zone colorate in giallo, cioè la striscia di Gaza, e alcune piccole isole all'interno della Cisgiordania, che sta dove la Cisgiordania. E le zone colorate in giallo sono quelle che sono tuttora sotto controllo palestinese. Cosa vuol dire? Vuol dire che anche quella che noi chiamiamo Palestina, cioè di solito si intende Cisgiordania e Gaza, quello che chiamiamo Cisgiordania sono in
realtà una zona che ha solo poche isole sotto controllo palestinese, no? Che è completamente piena di colonie e che le vie di comunicazione principali, per esempio le strade, sono sotto controllo israeliano. Tra l'altro in questa mappa qua sono segnate in giallo sia le strade sotto controllo palestinese che quelle sotto controllo congiunto israeliano-palestinese. Per darvi l'idea di quanto la gente ancora senta forte l'idea del diritto al ritorno, perché appunto l'invasione sionista della Palestina ha avuto luogo nel 48 durante la Nakba, durante la catastrofe, durante quella che viene chiamata pulizia etnica da storici israeliani come Ilan Pappel, che magari per cui sono due parole. Appunto la gente, per esempio a Gaza c'è tipo il 70% della popolazione che sono profughi. E molti di questi, se tu gli chiedi da dove vieni, ti corrispondono il nome di un villaggio che non esiste più, che lo trovate solo nella mappa di sinistra, che nella mappa di destra è stato completamente cancellato. Gli chiedi da dove vieni, ti rispondono Fallujah, Karatia e via dicendo, posti che adesso non esistono più. Non solo gli anziani, anche i giovani, anche i discendenti, in molti conservano ancora le chiavi perché pensavano di poter tornare dopo pochi mesi, dopo poche settimane nelle loro case, dopo la Nakba, e invece non hanno più potuto tornare. Tra l'altro, parentesi, ovviamente non tutti i profughi della Nakba si trovano in Cisgiordania e Gaza, ce ne sono molti in altri campi profughi in giro per il mondo o anche in altri paesi. E altra parentesi, spesso si parla solo di profughi, mentre invece forse sarebbe più corretto parlare di palestinesi nel mondo, nel senso che non tutti sono stati costretti a scappare durante la Nakba, ma c'è anche chi è stato costretto a scappare prima della Nakba, e questi purtroppo non ricevono lo status di rifugiati da parte dell'ONU, e quindi certe volte se ne si dimentica quando si parla dei profughi, che appunto sarebbe meglio dire palestinesi nel mondo, perché per quanto mi riguarda anche quelli che sono stati costretti a scappare prima della Nakba hanno ben diritto di tornare alle loro terre. Per darvi l'idea di quanto questa cosa sia ancora sentita, vi faccio vedere un video, almeno un pezzo di video, di una manifestazione che ha avuto luogo all'anniversario della Nakba del 2011. Questi che sentivate sono spari. Sostanzialmente questi erano ragazzi ed erano veramente migliaia, perché alle nostre spalle ce n'erano degli altri che credevano intorno a questi, che dicevano voglio tornare a casa. Sono rimasti lì facendo questa manifestazione circa da mezzogiorno fino alle 6 di sera. Ci sono stati 108 feriti ed un morto. Di fronte avevamo un cecchino, a sinistra avevamo un'arma automatica che sparava dei proiettili molto grossi che andando a schiantarsi col cemento si frantumavano in schegge che venivano a colpire la gente. E a destra c'era un carro armato che ha lanciato 4 granate che sono cadute alla nostra sinistra. Granate che non fanno male molto male a nessuno perché sono cadute al di là della manifestazione, ma che comunque contribuiranno a creare paura e terrore. E appunto la cosa è che questi ragazzi sono rimasti là per 6 ore a dire voglio tornare a casa. Mi sembrava che dimostrarlo per darvi l'idea di quanto forte sia ancora questa idea del diritto al ritorno, questa idea del voler tornare a casa. Quando ve lo faccio vedere tutto, sono pieno. Questa invece è la mappa di Gaza, che sta un po' ben grande. Mi interessa farvi notare solo alcuni luoghi. Qui sotto c'è Cusà, che è un villaggio di cui parleremo tra un po'. Qui sopra c'è Betlavia e Beit Hanun. Qui c'è il valico di Eretz e qui c'è il valico di Rafa. Il valico di Eretz è dove c'è la manifestazione che avete appena visto. Il valico di Rafa è quello di cui si parla spesso, perché è quello che dà poi l'Egitto. Poi appunto qua c'è la città di Gaza, tra l'altro. Questo grafico qua rappresenta la distribuzione demografica della popolazione di Gaza. Per raffronto, in alto a destra, c'è il grafico della distribuzione demografica italiana e si vede chiaramente come siamo di fronte a un boom demografico di quelli di cui di solito si parla per i paesi in via di sviluppo. Solo che in questo caso qui siamo di fronte a un boom demografico in un terreno chiuso, in un terreno in cui le risorse sono limitate e in un terreno da cui è difficilissimo entrare e uscire. Per darvi l'idea di cosa significa questo, vi faccio alcuni esempi, giusto che ci capiamo. Le scuole non sono sufficienti per tutti i bambini, e quindi nella maggior parte delle scuole si fa 2 turni, uno dalle 6 alle 11 e mezza di mattina e uno dalle 11 e mezza fino al pomeriggio. In certe scuole si fanno addirittura 3 turni. La falda acquifera, che probabilmente è uno dei problemi principali della striscia in questo momento, è stata sovrasfruttata nel periodo in cui c'erano le colonie sinistre all'interno di Gaza. C'è addirittura chi dice che una delle ragioni per cui se ne sono
già delle colonie che era finita l'acqua potabile, e adesso tutta questa gente deve riuscire a prendere l'acqua, quindi la prende dal fondo acquifero, che viene appunto sovrasfruttata, e ci sono infiltrazioni di acqua salata dal mare, per cui l'acqua che esce dai rubinetti, quella con cui ci si fa la doccia, con cui ci si lava i denti, è di fatto salata e quindi non potabile, e tra l'altro non potabile e anche non utilizzabile per molte coltivazioni. Ci sono alcune zone, come per esempio non Bellaio, che non si prima, e anche Cosà, dove l'acqua non è salata, però in ogni caso è poco potabile o non potabile a causa di tutte le schifezze che sono finite nella Val d'Acquifero, per esempio durante il primo fuso, quando si usano l'acqua e fosforo bianco e cose così. L'acqua potabile arriva invece da alcuni depuratori. Un altro esempio è sempre per quanto riguarda l'assedio. Guardo sempre per esempio, giusto da capirci, è il fatto che non può entrare cemento, non possono entrare materiali edili, o quelli che entrano di contrabbando, entrano in quantità molto piccole. E che non significa solo che non si riesce, per esempio, a costruire altre scuole, a costruire altre infrastrutture, poi vedremo dopo, non si riesce a ricostruire il sistema fognario e via dicendo, ma anche che tutti coloro che lavoravano nel settore edile si trovano a spasso senza lavoro. C'era per esempio il marito di una mia cara amica che a un certo punto faceva il muratore, adesso senza lavoro, e mi chiedeva: ma se io vengo in Italia posso fare il muratore? Che mi ha fatto una bella impressione, perché spesso i migranti che arrivano qua in realtà cercano un futuro migliore, non cercano di fare il muratore. E quindi uno che mi chiede se arrivo in Italia posso fare il muratore, riesco a trovare lavoro come muratore, mi ha dato abbastanza l'idea di cosa voglio dire. Sempre per parlare di assedio, pongo un altro esempio, assedio sulla popolazione, pongo un altro esempio che è quello dell'inondazione, dell'alluvione. C'è stata un'alluvione nel mese di dicembre, mentre andavamo giù, e uno dice: vabbè, un'alluvione è un'alluvione appunto è un disastro umanitario, non ha niente a che vedere col fatto di essere dentro la striscia di Gaza. Però un'alluvione dentro la striscia di Gaza aumenta gli effetti, nel senso che, per esempio, ci sono stati qualcosa come 5.000 sfollati secondo i dati del governo e 10.000 secondo i dati dell'ONU, e tutti i soccorsi a queste persone che hanno dovuto abbandonare le loro case, alcuni provvisoriamente, alcuni per sempre, sono stati portati al buio, perché il petrolio non poteva entrare in quel periodo, c'erano litri di petrolio fermi al valico che Israele non lasciava entrare, perché il petrolio proveniente dai Qatar in quel periodo, e quindi le ore di corrente erano 4 al giorno, perché la centrale elettrica non funzionava, per dire. E lo stesso fatto che non ci fosse petrolio e che quindi non funzionasse la centrale elettrica faceva sì che questi motori non funzionassero. Questi motori servono per pompare l'acqua da delle cisterne e dei depuratori. Praticamente il sistema fognario di Gaza funziona che mescola le acque chiare e le acque scure e le convoglia in alcune pozze. Da queste pozze poi l'acqua viene pompata ai depuratori. Se non c'è corrente, non c'è petrolio per far funzionare le pompe non funzionano, quindi le pozze si riempiono. E questa è una di quelle pozze, in questo momento era già stata abbastanza svuotata. E quello che succede è che se c'è un'inondazione, cioè se si riempie tutto di acqua, l'acqua nera e le acque bianche si mescolano e diventa tutto in andato così. Questa è la zona di Jabalia, dove avete visto anche la pozza di prima, e stavano sostanzialmente sott'acqua. Questa è la sua foto che ha fatto un amico. Qui veniamo al terzo punto, su per cui un'inondazione a Gaza in qualche modo è più grave che altrove, ma non a causa dell'inondazione, a causa della situazione in cui si trova a Gaza. E cioè le abitazioni, si diceva appunto non entra cemento, non entra possibilità di costruire abitazioni decenti, e come vedete abitazioni come quelle che vedete in questa foto qua, nel caso di inondazione, di calamità naturale, si distruggono molto più velocemente che abitazioni costruite in maniera più stabile. Queste sono altre foto sempre del campo di Jabali, della stessa inondazione. Questa qui invece è l'altra di Gaza. Dicevo di assedio, oltre che impedire al materiale di entrare, impedisce anche ai prodotti di Gaza di essere esportati all'esterno. Per esempio Gaza non può commerciare con la Cisgiordania, e qui torniamo a quello che si diceva a Palestina, cioè se Gaza non può commerciare con la Cisgiordania, non può vendere in Cisgiordania i suoi prodotti. E per esportare prodotti, che ne può esportare veramente molto pochi, l'unico canale che ha è affidarsi ad aziende israeliane, che poi purtroppo conoscono loro. E quindi l'idea dell'arte di Gaza, che è un'idea della coalizione della Freedom Blue Team,
bottiglia, che credo conoscete tutti, che è questa collezione che ha come scopo il Francia della serie Post Sudan e che finora ha lavorato con barche che venivano dall'estero e che cercavano di raggiungere la costa di Gaza portando aiuti e portando materiale e via dicendo, e che barche che sono state attaccate in acque internazionali dalla Marina Militare Israeliana in maniera molto violenta, con morti, eccetera. L'idea di adesso è di avere una barca che invece parte da Gaza e esporta all'esterno i prodotti di Gaza, come per esempio l'olio d'oliva, il miele, i manufatti delle donne che fanno le cose a punta croce e cose così. L'idea che hanno gli attivisti è che mentre per le barche che arrivano da fuori verso Gaza, Israele usa la scusa che potrebbero essere una minaccia per la sicurezza di Israele, nel senso che dice potrebbe darsi che a bordo ci siano armi, quindi non le faccio arrivare, cosa che sappiamo tutti benissimo che a bordo non c'erano armi perché sono state controllate, ricontrollate, eccetera. Per una barca che parte da Gaza e che va verso fuori non è possibile usare questa scusa, perché in nessuna misura una barca che parte da Gaza e che va verso Cipro può essere una minaccia per la sicurezza di Israele. Quindi gli attivisti sono abbastanza ottimisti di riuscire ad uscire questa volta, e si pensa che potrebbe partire verso maggio o maggio-giugno, un periodo così, e appunto una volta in acqua internazionale dichiarare il porto di Gaza aperto al commercio. In queste foto invece ci sono dei pescatori. Si diceva prima appunto sovrappopolazione, poche risorse, si è parlato dell'acqua, ma non è che ci siano poche risorse, è che le risorse che ci sono di difficile accesso alla popolazione locale. Un esempio appunto è la situazione dei pescatori. Premesso che secondo la legislazione internazionale, se io ho un porto nel mio paese, da quel porto potrei con la barca prendere e andare dove voglio io, cioè per esempio dal porto di La Spezia io posso prendere e andare in Francia, posso prendere e andare in Tunisia, posso prendere e andare negli Stati Uniti. Secondo gli accordi di Oslo, in realtà le acque di Gaza arrivano fino a 20 miglia marine dalla costa, quindi i pescatori di Gaza dovrebbero, secondo gli accordi di Oslo, avere il diritto di muoversi fino alle 20 miglia marine dalla costa. Quello che succede è che adesso le navi da guerra israeliane bloccano le barche dei pescatori palestinesi a 6 miglia dalla costa. Se andiamo più a nord, nella zona nord della striscia, anche alle 3 miglia marine. Quando ho fatto l'intervista del libro erano solo 3 miglia marine dalla costa. Questo che cosa significa? Significa che, per esempio, i pesci che si possono pescare sono molto pochi. Perché? Perché gli scogli iniziano dopo le 8-10 miglia marine, e quindi i pesci da il grosso dei pesci sta dopo dove ci sono scogli, quindi dopo le 8-10 miglia marina. Prima c'è solo sabbia e quindi non si pesca niente. Un'altra cosa è che in quelle zone la pesca maggiore è quella delle sardine, e quindi le sardine piccole stanno vicino alla costa, poi quando crescono si allontanano. Se io pesco le sardine quando sono piccole vicino alla costa, poi queste non sanno più il tempo a crescere e quindi rovina tutto il ciclo riproduttivo delle sardine. Che cosa succede in pratica quando le navi da guerra sioniste trovano una barca palestinese? Spesso quando vengono, si avvicinano alle 6 miglia marine o quando si trovano troppo a nord, cominciano a sparare alle reti, al motore, certe volte se ne vanno. Per esempio ci sono alcuni casi in cui sparano alle bottiglie di plastica che si trovano sopra la barca, giusto per far vedere proprio di rassegna, eccetera. Certe volte se ne vanno, certe volte restano lì e ordinano ai pescatori di spogliarsi, di stufarsi in acqua e di nuotare fino alla nave da guerra sionista. Poi vengono caricati sulla nave da guerra, vengono bendati, manettati e portati ad Ashdod insieme con la barca. Ashdod è il primo porto all'interno del territorio occupato nel 48. Lì vengono interrogati, gli vengono fatte domande riguardo alla polizia di Gaza, riguardo a cose del genere, e spesso gli viene chiesto di diventare informatori, e poi la maggior parte delle volte vengono rilasciati dopo pochi giorni, dopo uno o due giorni. Qualche volta si ritengono, se hanno voglia, appunto, si ritengono come prigionieri, ma la maggior parte delle volte vengono rilasciati. Il guaio è che le banche invece, quasi sempre, non è sentito di parte che vengono restituite, se le tengono gli israeliani, se le tengono le navi da guerra sionista, cioè i militari sionisti. Cosa significa? Significa che se per esempio viene sequestrata una barca di quelle dimensioni di questa grande qua,
sono dei piccoli pescherecci che danno da mangiare a un paio di famiglie allargate, quindi tipo 70 persone, e quindi se non restituiscono la barca, questi si trovano senza cibo. E un'altra cosa che ci raccontavano i pescatori, sempre per quanto riguarda la sede, è che dal momento che fa molta fatica a entrare il petrolio, il prezzo del petrolio è aumentato dai 3 ai 7 shekel al litro, 4-5 shekel sono 1 euro, e quindi chi prima poteva permettersi di uscire con la barca perché il petrolio costava 3 shekel al litro, adesso con i 7 shekel al litro sono molti meno quelli che possono permettersi di uscire. Queste sono altre foto sempre dei pescatori, questa è un'altra manifestazione organizzata dai pescatori. Tra l'altro parlavo di petrolio e prima avevo detto che quando non entrava il petrolio c'erano solo 4 ore di corrente elettrica al giorno. Quando entra il petrolio, e quindi quando la centrale elettrica funziona a pieno regime e siamo tutti contenti perché c'è la corrente, in realtà le ore di corrente sono 8 ore di corrente e 8 ore senza corrente, quindi questa è la situazione normale nella striscia di gas, che già questo per noi non sembra così normale. Questo è quello che succede invece quando ci sono internazionali nei paraggi, tra virgolette, nel senso che quando tipo 2 anni fa avevamo questo progetto di una barca che si chiamava Oliva, che era una barca con la quale facevamo monitoraggio delle violazioni da parte degli israeliani nei confronti dei palestinesi, e quello che succedeva dopo un po' è che le navi da guerra israeliane, prima di andare ad attaccare i palestinesi, arrivavano da Oliva, la inondavano con questo cannone d'acqua che vedete e mettevano la barca in panne, dopodiché se ne andavano e andavano ad attaccare i palestinesi. E quindi dopo un po' è cominciato a diventare inutile anche per quello. Però appunto questi sono cannoni ad acqua che talvolta vengono usati anche per i palestinesi. Queste foto qua è quelle che servono. Allora io sto parlando andando avanti, però se avete domande, se avete qualunque cosa, interrompetemi, non fatevi problemi. Il fotovoltaico, sapete che ci sono dei progetti di fotovoltaico a casa? Allora, in qualche posto c'è, tipo nel porto c'è anche in qualche ospedale. Però fa abbastanza fatica ad entrare, nel senso di avere due canali abbastanza potenti per riuscire a far entrare il fotovoltaico. L'ultimo che riuscite a entrare è quello con l'ospedale di Google, non ricordo il nome. Però sì, nel porto di casa per esempio riescono a andare avanti con il fotovoltaico. E sempre funziona, non è che l'hanno magari bombardato? Nel porto no. Sì, appunto, i prigionieri. Appunto, queste sono foto che provengono da un presidio che si fa ogni lunedì mattina davanti alla Croce Rossa di Gaza, ed è un presidio fatto da familiari solidari per prigionieri politici palestinesi all'interno delle carceri israeliane. Io penso che la questione dei prigionieri politici palestinesi all'interno delle carceri israeliane sia centrale per diverse ragioni. La prima è che chi si trova nelle carceri israeliane è bene o male chi in qualche modo ha resistito all'occupazione, quindi sono i primi a meritare la nostra solidarietà. La seconda ragione è che dentro le carceri israeliane ci sono regolarmente tipo 5.000 palestinesi e per quanti ne liberano ne vengono arrestate altrettanti e quindi appunto rimangono intorno ai 5.000 prigionieri. Ci sono dati, per esempio, che sono relativi su Infopal, che parlano di 40% dei maschi palestinesi che ha fatto l'esperienza delle carceri in quel momento. E la terza ragione è che ancora una volta, vedendo appunto la questione dei prigionieri politici palestinesi, si vede come per quanto riguarda Israele la legislazione internazionale, gli accordi dell'ONU e via dicendo sono cose di cui fanno carta straccia. Per esempio, secondo l'accordo di Ginevra, che è la convenzione che si occupa di regolare i rapporti nel caso di occupazione di terre, Gaza e Cisgiordania sono considerati territori occupati e Israele è la potenza occupante. E quindi Israele, oltre che doversi prendere cura dell'istruzione, della sanità, del territorio occupato, come assolutamente non fa, non avrebbe nessun diritto di prendere palestinesi di Gaza e Cisgiordania e di deportarli all'interno del territorio del 48, quindi di restarli in Italia, perché non è una situazione di guerra e quindi non è una situazione in cui ci siano prigionieri di guerra. Cosa che invece appunto ci sono 5.000 prigionieri palestinesi all'interno delle carceri israeliane. Inoltre sono tutti prigionieri politici, perché sono tutti accusati di crimini contro l'occupazione e non di crimini comuni. All'interno delle carceri israeliane viene regolarmente praticata la tortura, nel senso che appena ti arrestano la prima cosa che fanno è l'interrogatorio. Durante l'interrogatorio regolarmente viene praticata tortura sia psicologica che fisica. Ci sono addirittura casi di persone che sono morte durante queste torture, costole rotte, eccetera, eccetera. Vengono arrestati minori, bambini di 10-13 anni vengono arrestati perché tirano le pietre.
vengono proibite le visite familiari durante tutto il periodo in cui c'è soltanto Gilad Shalit, durato della resistenza dentro alla striscia di Gaza. Sono state proibite le visite familiari da parte delle famiglie di casa e ai loro parenti in carcere. E da quando Gilad Shalit è stato liberato, cioè è stato scambiato, cioè da 2 anni a questa parte, ci raccontavano le famiglie dei prigionieri che sono riuscite a visitare i loro parenti tipo 4 o 5 volte, quindi comunque in 2 anni 4 o 5 visite non è che siano un numero accettabile. Inoltre viene ancora praticata la detenzione amministrativa, che è questa pratica per cui vieni messo in carcere per 6 mesi, prolungabili per altri 6 mesi, prolungabili per altri 6 mesi sostanzialmente all'infinito, senza che venga fornita nessuna ragione, senza che venga notificata l'accusa né a te né alla tua famiglia né al tuo avvocato, quindi sostanzialmente sei in carcere senza ragione. Allora, queste 2 donne qui sono Umrami e Umdia, entrambe si aspettavano di vedere i loro figli liberati durante la liberazione dei prigionieri pre-Oslo che ha avuto luogo tempo fa, nel senso che ci sono state 3 ondate, ce ne sarà una quarta di prigionieri pre-Oslo che vengono liberati, come Israele dice, segno di buona volontà per i cosiddetti accordi di pace. Cosa su cui io ho dei fortissimi dubbi, però non vado ad approfondire adesso, ma farò il dibattito molto volentieri. Di fatto, prima della liberazione, Umrami non pensava di vedere suo figlio liberato, Umrami quello sulla sinistra, e Umdia pensava di sì, perché giravano queste voci. La lista è uscita tipo 2 giorni prima della liberazione, è stato successo il contrario, quindi Umdia ci è rimasta molto male. E in questa foto qua c'era Umrami con Umrami, suo figlio, che appunto è stato incarcerato quando aveva 15 anni, è passato 33 anni in carcere perché era stato incarcerato prima di Oslo, e in questa foto era appunto uscito da 2 giorni. Mi ha fatto abbastanza impressione perché, vedendo degli stranieri, la prima cosa che ci ha detto è stata: c'è un mio amico che sta ancora in carcere, che è malato molto grave, ha bisogno di cure, non riceve le cure necessarie, bisogna che facciate una campagna per i prigionieri politici malati all'interno delle carceri israeliane. Ci sono testimonianze di prigionieri usciti dal carcere che parlano di amici loro che hanno il cancro e che vengono curati con paracetamolo, con antidolorifici. Ci sono testimonianze di persone che hanno subito delle operazioni all'intestino, per esempio, e che vengono rimandate in carcere senza essere seguite e che quindi gli si riaprono le ferite. Cioè, il papà di questa bambina qui, che si pensa che abbia problemi alla tiroide, e che non riceve le dovute cure, non riceve le dovute analisi. Queste 4 che seguono invece vengono dal villaggio di Bosà, che è quello sul sud che vi avevo mostrato nella mappa, un villaggio sostanzialmente di contadini. Ora dei contadini appunto approfondiremo meglio dopo la situazione. Qui basti dire che secondo i rapporti dell'ONU il 35% delle terre coltivabili di Gaza si trova a rischio, e cioè ad alto rischio, anzi, cioè il rischio è che ci sia un cecchino o una arma automatica della barriera di separazione tra Gaza e il territorio del 48 che possa sparare a questi contadini che lavorano nella loro terra. Io continuo a fare riferimento ai rapporti dell'ONU, non tanto perché l'ONU mi sia particolarmente simpatico, ma perché sono rapporti completi che riportano tutti i dati, e il fatto che riportino tutti i dati e che l'ONU non muova una virgola, non muova un dito per far rispettare il diritto internazionale in quei territori, mi sembra una cosa da evidenziare. Okay? Quindi appunto si parlava di Busan dei contadini, tra l'altro nella zona vicino al confine, nella zona tipo intorno ai 500-600 metri per fare di area in area vicino al confine, l'unica cosa che si può coltivare è il grano, perché i sistemi di irrigazione sono stati distrutti da bulldozer, carri armati e cose del genere, quindi l'unica cosa che si riesce a coltivare che non necessita di grosse cure appunto è il grano. Sempre parlando di Busan, questo è un muro che è stato costruito dagli abitanti di Busan. No, faccio un esempio di un contadino che si chiama Shaban Karmut, che stava al nord, che è uno degli esempi più tipici degli attacchi che vengono fatti contro i contadini, che stava appunto coltivando la sua terra, che si trovava a 500 metri dal confine, aveva 66 anni,
e quindi non poteva in nessun modo rappresentare una minaccia per Israele, ed è stato colpito con un colpo al collo, un altezzo, non all'addome, e appunto si dice è stato colpito un contadino che stava coltivando la sua terra, proprio perché era un contadino, perché stava coltivando la sua terra. Questo ce lo dicono molti contadini, che la cosa che dà fastidio è che io coltivi la mia terra, si è trattato di un attacco come quello che viene fatto ai pescatori all'autosufficienza alimentare della Striscia di Gaza. Appunto, questo muro qua si trova a Cosà, in una strada, alle nostre spalle si trova la barriera di separazione, alle nostre spalle si trova tra l'altro anche la scuola, nel senso che questa è la strada che fanno i bambini per andare a scuola, e il muro è stato costruito perché così se dalle torrette di controllo sparano, i proiettili vengono fermati prima di andare alla strada, e questo è lo stesso muro visto dall'altro lato con i bambini che giocano. Quelli che vedete in lontananza in mezzo ai due pezzi di muro sono alberi del tetto e del tetto. Questa è la scuola di Cosà, sulla sinistra appunto c'è la barriera di separazione, dicevo, quella è la strada che facevano i bambini per andare a scuola. C'è per esempio un'amica mia che si chiama Wafa, che gli hanno sparato al ginocchio mentre tornava da scuola pochi giorni dopo che l'ho chiuso, e adesso si trova ancora senza una rossa, per carità, si è fatta una sua vita, c'è un figlio eccetera eccetera, però comunque fa impressione il fatto che le abbiano sparato, era una ragazzina mentre tornava da scuola, casa sua tra l'altro più o meno dove è stata scattata la foto. Questi sono alcuni danni fatti alla scuola, nel senso che questo è un buco in un muro esterno e questi sono altri fuori causati da proiettili su altri muri della scuola. Nel mese di dicembre del 2010, i bambini sono stati mandati a casa da scuola tre volte perché appunto c'erano scuole nella zona, c'era nebbia magari dalle torrette, i cecchini o le armi automatiche sembrava che ci fosse qualche cosa che si muoveva, e quindi si sparava, le maestre avevano paura per i bambini. In questa foto qua ci sono dei bambini sempre della zona di Cosà, fanno parte di una famiglia che, anzi un gruppo di famiglie che sono diventate famose per essere la famiglia della bandiera bianca durante il piano fuso. Li racconto sempre non perché siano storie particolari, ma perché sono degli esempi per voi idee, ok? Durante il piano fuso è successo che durante l'invasione di terra questa famiglia si è rinchiusa in una stanza perché appunto non potevano uscire, poi stare armati fuori, eccetera. A un certo punto una donna esce con una bandiera bianca per andare a recuperare della legna o del cibo, non so bene, però le sparano una gamba, un altro uomo esce per questo soccorso, le sparano in testa, la terza persona che esce per cercare di soccorrere appunto la prima donna è l'unica che poi alla fine si salva. E la foto è stata fatta su consiglio della mamma della ragazzina in centro, che appunto la quale mamma, essendo donna, non voleva farsi fotografare, con il libro con cui a scuola i bambini studiano i diritti umani, dicendo perché dovevo studiarli a scuola e per noi non dovevano valere. E sempre parlando di diritti umani, questa bambina qua si chiama Hala. Hala è morta durante il bombardamento della sua casa, nel senso che è arrivata una bomba da parte 16 sulla sua casa. Lei è morta, sua zia è stata gravemente ferita e altri due cugini erano all'ospedale quando siamo andati appunto all'obiettivo a vedere Ala. Non è un caso isolato e continuano ad esserci casi di questo tipo. Un esempio abbastanza che rende l'idea è quello dei bambini che giocavano a calcio, un episodio che è successo circa 2 anni e mezzo fa. C'erano 4 carri armati che si trovavano al di là della barriera di separazione, che hanno lanciato 4 granate in una zona abitata. In questa zona abitata c'erano dei bambini che giocavano a calcio e ne sono morti 5. Ricordo quando siamo andati a portare solidarietà alla mamma di uno di questi bambini che mi chiedeva: ma chi è il terrorista? E ricordo il report del PCCR, del Palestinian Center for Human Rights, a proposito di questo episodio, che diceva una cosa ovvia, e cioè che se io bombardo una zona abitata è piuttosto probabile che colpisca dei civili. Nonostante dall'altra parte appunto gli israeliani sostenessero che le granate erano state lanciate lì perché pensavano che magari poteva nascondersi con un gruppo che faceva la resistenza, di fatto se bombardo una zona abitata i civili non sono un effetto collaterale, ma sono una cosa dovuta, quindi non bombardo le zone abitate.
sempre per raccontare il testo di Simile, questo è il babbo di Adnan che tiene in mano un pannello che era fatto con la pagella di Adnan, perché era molto orgoglioso di come Adnan andasse a scuola, era dei voti molto alti e Adnan voleva fare l'avvocato, faceva la quarta superiore. Finiti degli esami che erano andati bene, era andato a festeggiare con alcuni suoi amici, ha fatto il picnic, si è portato il pomodoro, l'avvocato, eccetera, e se non che a un certo punto dal torretto di controllo gli sparano, tra l'altro riesce ad arrivare vivo all'ospedale, cercano di avere coordinamento perché venisse curato all'interno del territorio occupato nel 48, questo coordinamento ci mette quasi un giorno prima di arrivare e muore al valico di Erez mentre viene passato tra un'ambulanza e l'altra, tra l'altro sotto gli occhi di sua madre. Di storie simili ce ne sono tante altre, per esempio in mente quella da Zina che abbiamo visitato poco prima che partisse, tra l'altro, che un lì era andato a fare anche lui il picnic con gli amici e a un certo punto ha visto che al di là della barriera di separazione non c'erano jeep e non c'erano bulldozer, quindi pensava: oh, che bello, posso arrivare fino al limite ultimo della prigione che mi è stata imposta, no? Perché io mi immagino che questi ragazzi dover viverla dentro e continuare a vedere questa rete in fondo che non ci si possono neanche avvicinare per paura dei cecchini, no? E allora dice, questa volta non c'erano le jeep e ha provato ad avvicinarsi a questa rete qua. La storia è stata raccontata da un amico suo, no? Mi ha mostrato dal cellulare che aveva fatto le foto al ragazzo mentre toccava la rete, era una volta scoperta, era vestito come un normale ragazzino, non aveva nulla a che vedere con la resistenza. Di fatto gli sparano, di fatto il ragazzo che ci ha raccontato la storia racconta come mentre lo trascinava via, mentre lo portava via, sostanzialmente gli si è morto il braccio. E a proposito di queste storie volevo cominciare a leggere un pezzo del libro. Che dice: marzo 2011 a Bassan governa la strada di Khan Yunis, sud della striscia di Gaza, venerdì. Tre donne, una mamma e le sue due figlie, stanno preparando il pane giusto fuori dalla porta di casa. Nida, una terza figlia di 16 anni, si trova in casa ed il padre di famiglia è a pregare in moschea. Cade una bomba israeliana dove le tre donne stanno preparando il pane. Esplode, scaraventando intorno a sé una miriade di proiettili organici. Si conficcano nella porta, nei muri, nei tronchi degli alberi, nei frutti e nei corpi delle donne presenti. La mamma e una delle sorelle muoiono sul colpo, la seconda sorella, portata all'ospedale in condizioni molto gravi, resterà in coma diversi giorni. Nida esce di casa quando sente l'esplosione, sotto shock inciampa sui resti della bomba e anche lei viene portata all'ospedale. Dopo qualche giorno Nida torna a casa, la vado a trovare con un'amica per conoscerla, vedere come sta e portarle solidarietà. Lei ha letto e non si è ancora ripresa. Mi chiede: ma perché gli israeliani ci hanno fatto questo? E io penso sia una domanda retorica che non necessiti di risposta. Ma lei domanda di nuovo: perché gli israeliani ci hanno fatto questo? Allora io le dico: forse vogliono che ve ne andiate dalla vostra terra? A questa risposta mi dà, ancora sul letto, la mamma morta, una sorella morta e l'altra che lotta tra la vita e la morte, a 16 anni mi guarda dritta negli occhi e mi dice: nemmeno nei loro sogni ce ne andremo. Ed è questo nemmeno nei loro sogni ce ne andremo che è un po' il leitmotiv di questo libro qua, nel senso che, come diceva lui prima, mi è piaciuto di raccogliere le storie di come questa gente resiste e come resiste in diversi modi a un'occupazione che dura da ben più di 65 anni. C'è chi scrive blog perché dice che scrivendo blog può comunicare con l'esterno e può raccontare quello che sta succedendo. C'è chi continua a coltivare la sua terra perché dice: questa è la mia terra, nonostante loro io non me ne andrò. C'è chi porta avanti la lotta armata perché dice: loro non ci sparano, ci bombardano, abbiamo ben il diritto di rispondergli a tono. Tra l'altro diritto sancito anche dalle risoluzioni internazionali, diritto che avevano i nostri partigiani, diritto di qualunque lotta di liberazione anticoloniale, vi dicendo. Ci sono i pescatori che dicono: nonostante le loro mani da guerra continuerò a fare il pescatore perché la mia famiglia ha sempre fatto il pescatore e continuerò a pescare. C'è chi per esempio porta avanti la campagna per il boicottaggio, disinvestimento e sanzioni verso Israele fino a che non verrà garantito il diritto al ritorno, la fine dell'occupazione e il smantellamento del muro e uguaglianza di diritti per i palestinesi e gli israeliani. Questa signora qua si chiama Mariam Budakka, ha una storia un po' particolare, tra l'altro sì, a me piace molto perché ha
parte da un'ingenuità, dall'ingenuità di una bambina che mano a mano che si trova di fronte alle varie situazioni comincia ad avere sempre più consapevolezza e a tirare fuori la forza che veramente lascia sbalorditi. Nel senso che questa signora qua parte a 13 anni, è la figlia della quarta moglie di suo papà, una delle figlie della quarta moglie di suo papà, e dice: io sono una bambina e sono trattata diversa dai miei fratellini maschi. Quando diventerò grande, per esempio, i miei fratellini maschi avranno l'eredità e io non ce l'avrò, e questo non mi piace, perché io sono brava a scuola, io sono tanti amici, e quindi anch'io voglio dimostrare che sono capace di fare delle cose belle. Che cosa fa? Delle cose importanti. E dice: non è solo che i maschi che gli importa della liberazione della nostra terra, ma ci importa anche a noi in femminucce. E quindi scrive al presidente, allora, chiedendogli un campo di addestramento per donne. Il presidente di allora gli risponde a scuola, è incasatissima, dicendo: sì, certo, Marian farà un campo di addestramento per donne. E lei dice: in questo periodo poi non sapevo che fosse l'occupazione sionista, perché non era ancora successa la Naxa, perché di fatto i sionisti erano ancora nel territorio del 48, tanto non l'avevano ancora occupato, non avevano ancora occupato la Cisgiordania, quindi non si era ancora trovata di fronte effettivamente a questi occupanti. Giusto in questo periodo cade la Naxa, l'occupazione appunto di Gaza e Cisgiordania, la guerra dei sei giorni, che la trova mentre sta tornando a casa da scuola. Lei ed altri suoi amici si nascondono in una casa vicino a scuola. Dice: in questo momento sto cominciando a rendermi conto effettivamente di che cosa sia l'occupazione sionista, nel senso che rimane in questa casa per sei giorni senza poter raggiungere la sua famiglia, senza sapere cosa ne sia della sua famiglia e senza che viceversa la sua famiglia sappia nulla di cosa è successo a lei. Comunque è andato fuori e dicendo. Di fatto poi appunto va a fare questo addestramento, si unisce a un gruppo che si chiama Che Guevara in Rat, e tipo, vabbè, in quel periodo là guardavanti soprattutto fondi per finanziare la resistenza e cose simili, finché a un certo punto arrivano dei soldati da suo padre chiedendo di lei, e allora suo padre, che comincia a capire cosa stava facendo la figlia, perché la figlia lo teneva nascosto ovviamente, la nasconde nei campi di sua proprietà. A un certo punto gli dice: vieni a casa a salutare tua madre, e quello che vado a leggervi appunto è il racconto del suo arresto. E mi pare significativo anche perché appunto anche durante l'arresto, secondo me, parte con una certa ingenuità e poi tira fuori quella forza di questa donna capace. Appunto avevo 15 anni. Finito il tempo di completa solitudine mi ha detto: vieni a casa a salutare tua madre e i tuoi fratelli, ed io l'ho seguito, parla di suo padre. Solo che anche i soldati israeliani avevano saputo che era tornata a casa. Sono arrivati con i loro carri armati e le loro armi, hanno circondato la zona dove vivevo, mi hanno preso e portato lontano dalla mia famiglia. In seguito ho saputo che mia madre aveva scoperto quello che stavo facendo da mio cugino, mentre mio padre, prima che venissero a domandargli di me, non sapeva nulla. Mia madre non gli aveva detto nulla perché sapeva che lui non sarebbe stato d'accordo. Quando i sionisti con le loro armi e carri armati mi hanno caricata sulla jeep, io ridevo. Ridevo perché tutti mi guardavano come un eroe adesso, ed ero una donna, ed ero una bambina. Ridevo perché tenevo impegnati tutti quegli uomini e mezzi, e tutte quelle armi e carri armati erano lì per una bambina. E loro mi guardavano e mi chiedevano: ma perché ridi? Ed io a 15 anni gli rispondevo: ma sono solo una bambina, non ho armi, non ho nulla. Possibile che ti faccia così paura? Nella prigione hanno cominciato l'interrogatorio. Mia madre mi aveva detto che se avessi parlato non mi avrebbe più accolta in casa e al ritorno nessuno mi avrebbe più rivolto la parola. Lo aveva detto per darmi forza. Allora alle loro domande rispondevo fingendo di non capire. Mi hanno mostrato delle armi e mi hanno chiesto: sai cosa sono queste? E io rispondevo: no, la mia mamma non mi lascia uscire a giocare con gli altri bambini. E poi chiedevano: a quante operazioni hai preso parte? Intendevano operazioni militari. E io rispondevo: no, non ho mai subito un'operazione all'ospedale, ho una salute piuttosto buona, all'ospedale non ci sono mai andata. E loro chiedevano del leader del nostro gruppo, e io rispondevo: anche lui sta piuttosto bene, non credo sia mai stato all'ospedale. Allora mi hanno picchiata talmente forte che sono andata a sbattere contro il muro e sono ribalzata dall'altra parte. Ho cominciato a perdere la vista e perdere coscienza. Mi avevano assicurato che sarei morta in carcere, tanto valeva che parlasse, secondo loro. Hanno cercato di farmi parlare in tutti i modi, ma io non ho detto nulla. 6 mesi di torture, di isolamento, di punizioni, e io zitta. Mio padre aveva portato 3 avvocati, mi ricordo, al processo. Ero con altri 3 ragazzi di Gaza e lì sì, in quell'occasione ho parlato.
Vedi, un soldato mi aveva detto che se volevo potevo scrivere una lettera ai leader israeliani chiedendo pietà e pregandoli di rilasciarmi. Allora ho parlato. Ho detto che mai e poi mai avrei collaborato con gli occupanti, che mai e poi mai avrei chiesto pietà ad Israele. Ho affermato di non avere nessun interesse a comunicare con i sionisti, i miei unici interlocutori erano la mia gente e mio Dio. Gli israeliani avevano armi sofisticate da aeroplani e, pensa un po', avevano paura di una bambina, così paura da tenerla in prigione. E praticamente la sua storia continua, nel senso che dopo 2 anni viene rilasciata, viene mandata a casa per 2 giorni, dopo questi 2 giorni viene mandata in esilio in Giordania e descrive il periodo dell'esilio in Giordania, ma mentre si rende veramente conto di che cosa sia l'occupazione sionista, nel senso che non riuscirà più a rivedere suo padre, non riuscirà più a rivedere la sua famiglia, non riuscirà a tornare a Gaza se non appunto pochi anni fa. Anche lì appunto prende contatto con la resistenza, partecipa alla resistenza in Libano, eccetera. Si laurea, diventa dottoressa in medicina e poi torna a Gaza. E la cosa interessante è che, vabbè, lei è del fronte popolare del Partito Comunista sostanzialmente, e dice che quando torna a Gaza si trova di fronte a una platea di persone di diversi partiti, tra cui Fatah ed altri, e la prima cosa che dice è: dobbiamo smettere di rispondere agli interessi di partito e cominciare a parlare della liberazione della Palestina. È per la liberazione della Palestina che dobbiamo lavorare e non per le nostre bandiere di partito. Dobbiamo abbassare le bandiere di partito e alzare sopra di esse la bandiera della Palestina. Questo ragazzo qua invece si chiama Ayman. Ayman viene da una famiglia palestinese e torna in Tunisia. E a un certo punto, un certo giovane, la sua famiglia si dice: torniamo in Palestina, andiamo in Palestina. Allora lui è stracontento, no? Perché la Palestina è la terra di suo nonno, la terra di cui gli avevano sempre parlato come la sua terra d'origine. Ed è veramente felice di tornare in Palestina. Se non che, tornando in Palestina, si trova di fronte alla seconda intifada. E c'è, per esempio, una cosa in particolare che non capisce l'inizio, che sono i bambini che tirano le pietre ai soldati, alle jeep, ai carri armati. Dice: perché diamine questi tirano le pietre? Voglio dire, una pietra non gli fa niente a un carro armato. Siamo tutti d'accordo su questo. E in più, se il bambino tira le pietre, poi c'è il cecchino che gli spara. Perché diamine un bambino continua a tirare le pietre contro i carri armati? Un'altra che Nito veramente non capisce e che lo lascia abbastanza stordito, tra l'altro, che comincia a domandare alla sua famiglia perché e per come succedono queste cose. E volevo leggervi la parte in cui si rende conto di perché appunto questi bambini tirano le pietre contro i carri armati. Dice: questi bambini appunto, ero fottutamente orgoglioso di loro. Erano uno spettacolo tremendo e splendido allo stesso tempo. Vedere un ragazzino che lancia le pietre contro un carro armato o che cerca di fermare gli F-16 dell'occupante con queste piccole pietre. Potevano essere uccisi in qualunque momento, venivano uccisi in continuazione e questo era terrificante. Però allo stesso tempo combattevano per la libertà, per la loro terra e questo dava grande speranza. Avevo come la sensazione che combattessero per qualche cosa che non potevo conoscere ancora bene. Questi erano disposti a morire ammazzati per che cosa? Per la Palestina, la terra di mio nonno, la terra d'origine della mia famiglia. Un sogno, appunto. Un sogno che viveva sottoterra, cercando di resistere in tutti i modi a questa occupazione brutale. Un sogno che faceva fatica a manifestarsi. Il punto non è se questi ragazzini che tiravano le pietre se fossero sopravvissuti o no. Il punto è che stavano facendo qualche cosa che li lasciava soddisfatti. È come quando togli un gelato a un bambino piccolo, piange, no? Piange perché vuole dietro il suo gelato. Qui il concetto è simile, lo sappiamo benissimo che delle pietre non fanno nulla a un carro armato o a un aereo da guerra. Eppure continuano con queste pietre contro gli F-16, F-14, quel che usano. Continueranno a combattere con le pietre, con queste piccolissime armi per la loro terra. Stanno combattendo perché esistere e resistere, perché vogliamo lanciare un messaggio a tutto il mondo. Anche se ci trovassimo solo con le pietre, continueremo a resistere, continueremo a combattere perché noi non dimentichiamo. Non dimentichiamo da dove veniamo, non dimentichiamo che è invaso la nostra terra ed è venuto ad uccidere. La storia di Ayman poi in realtà vi dice: io voglio resistere, però non voglio farmi ammazzare. Lecito, perfetto. E quello che fa è cantare il rap, nel senso che le sue canzoni sono sostanzialmente a sfondo politico per la maggior parte, e quindi appunto il suo
questo modo di comunicare che cosa sia l'occupazione, il suo modo quindi di resistere è quello di comunicare attraverso il letto. Poi in realtà suo padre viene ammazzato durante il primo fuso perché bombardano casa sua, quindi, cioè la casa dove stava lui e suo papà, suo fratello, la mamma e un altro amico, e quindi appunto suo padre muore durante il primo fuso e tra tutte le occhi. Questa ragazza qua invece si chiama Iman, ma è stata intervistata con una sua amica che si chiama Intima, ed entrambe sono attiviste per il movimento per il boicottaggio degli investimenti sanzioni verso Israele fino a che non verrà garantito il diritto al ritorno, la fine dell'occupazione e l'eguaglianza dei diritti per palestinesi e israeliani. Sul BDS purtroppo non riuscirò a raccontarvi più di tanto, però mi piacerebbe leggere almeno il pezzo in cui lei spiega perché appunto unirsi al BDS. Dice: Israele è la terza potenza militare al mondo, ma questa non è tutta la sua forza. La sua forza va molto più in profondità, perché sono i media e la propaganda israeliana ad essere incredibilmente potenti a livello internazionale. Essi continuano a proporre l'idea che i palestinesi siano terroristi e che questa è la Palestina, sia lo Stato di Israele. Le persone di coscienza del mondo dovrebbero leggere, informarsi e ascoltare. Non è nemmeno necessario che vengano fino a qui per capire che l'entità sionista non è quella potenza democratica che sostiene di essere. Deve essere chiaro che questa non è una guerra tra due potenze. Qui abbiamo una terra abitata da certe persone e poi abbiamo delle altre persone che sono arrivate ad occupare questa terra. I nostri nonni sono stati cacciati o uccisi all'interno di un provato piano di pulizia etnica. Non avevamo di fatto alcuna chance di vincere di fronte alla loro forza. Questa è una situazione ibrida, noi resistiamo a chi occupa la Palestina perché abbiamo pieno diritto di farlo. Abbiamo il diritto di combattere perché questa è la nostra terra e la rivogliamo indietro, perché troppi sono stati uccisi e imprigionati dall'occupante. Prima di resistere con le armi Israele, però, devi essere cosciente che non ci può essere paragone tra il nostro esercito, se esercito si può chiamare, e la terza potenza militare al mondo. Noi siamo armati di missili fatti in casa e loro di carri armati, Apache, M16, F16, droni e navi da guerra. Dobbiamo riuscire a porre la questione su un piano su cui possiamo vincere. È proprio qui che entra in campo il BDS, che è un movimento internazionale per il boicottaggio, disinvestimento e sanzioni verso Israele, fino a che non rispetti la legislazione internazionale. Credo davvero che il modo migliore per sconfiggere Israele sia quello di boicottarlo. Noi palestinesi stiamo cercando un modo per resistere all'occupazione. Sono state fatte montagne di colloqui e negoziazioni, eppure la nostra gente continua ad essere ammazzata. Dobbiamo agire sul concreto. L'idea del BDS non è una novità, non è un'invenzione di noi palestinesi. Ricordo l'esperienza sudafricana. Durante l'apartheid, la campagna boicotta all'apartheid ha dato un grandissimo aiuto alla loro lotta per l'uguaglianza. Il boicottaggio è stato davvero il punto di svolta in quella lotta, sebbene siano stati necessari diversi anni. Allora perché non provare anche noi? Noi non vi chiediamo di fare discorsi romantici e lacrimevoli, non vi chiediamo di dichiarare viva Palestina e di urlare Palestina libera, perché tutti questi discorsi e belle parole sono inutili se non vengono seguiti da lezioni. Vi chiediamo di boicottare, vi chiediamo di agire, vi chiediamo di boicottare Israele. È una campagna che sta espandendosi e penso che avrà sempre più successo in futuro, eccetera, eccetera. Okay. Questo invece è Abu Mantaster, che è un signore che attualmente vive a Jabalia, che è quel campo profughi appunto che era stato inondato, di cui ho mostrato le foto prima. Abu Mantaster, se tu gli domandi da dove viene, ti risponde Taratia, che è uno di quei villaggi che sono stati distrutti appunto durante la Nakba, e se tu gli chiedi quali sono i ricordi della sua prima infanzia, lui ti risponde attacchi notturni di soldati, demolizioni di case, eccetera, eccetera. Ti risponde Taratia perché la sua famiglia viene da Taratia, lui Taratia non l'ha mai vista, però appunto quando era piccolo è nato nel campo profughi di Jabalia e si ricorda di queste cose. E poi ti racconta anche che quando era piccolo faceva un gioco con gli altri bambini. Il gioco consisteva nell'urlare biau, biau, biau quando vedevano dei soldati sionisti. E così, quando la resistenza palestinese sentiva i bambini urlare biau, 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 potevano nascondersi oppure agire di conseguenza. E ve lo racconto perché spesso, dal punto di vista nostro, occidentale, ben pensante, sembra quasi che vedere dei bambini coinvolti in azioni di questo tipo sia sfruttare i bambini. Mentre invece
Il presupposto è che le prime cose che lui si ricorda della sua infanzia sono demolizione di casa e invasione di soldati. Dopodiché faceva questo gioco con i bambini per urlare biao biao biao. Sapeva che serviva per la resistenza, non sapeva perfettamente che cosa fosse la resistenza, però conosceva che cos'era l'occupazione sionista. E ugualmente della stessa cosa per quanto riguarda i bambini in Cisgiordania che tirano le pietre contro i checkpoint. Mi è capitato di trovare persone che mi dicevano che i bambini che tirano le pietre in Cisgiordania contro i checkpoint sono stati mandati lì dalla famiglia. Invece no, perché i bambini che tirano le pietre contro i checkpoint sono gli stessi bambini che tutti i giorni ci devono passare attraverso, per esempio per andare a scuola. E secondo me è abbastanza normale che un bambino che passa attraverso lo stesso checkpoint tutti i giorni a un certo punto lì comincino a tirare i coglioni, comincia a tirare le pietre contro gli stessi soldati che tutti i giorni lo molestano, contro i soldati che i maestri ci raccontano che gli versano l'acqua negli zaini e via dicendo. Poi vabbè, la storia del romanzo era un po' lunga, non sto a raccontare tutta. Questo qui invece è l'asino di Jaber e l'asino di Jaber è fondamentale per Jaber, nel senso che secondo Jaber il suo asino funziona meglio di un radar. Jaber è un contadino che ha la casa proprio sotto di Busan, nel villaggio che si chiama Carino, perché dice Jaber che il suo asino quando entrano le cibo i bulldozer israeliani graglia e radar, e quindi lui lo sente e quindi è più efficace di qualsiasi radar. E io non lo dico per mettere in ridicolo Jaber, ma lo dico perché questo modo che hanno di continuare a sorridere anche su fatti tragici, di continuare a mettere in ridicolo l'occupazione, cosa che in particolare Jaber, questa cosa che hanno di rimanere umani, come diceva qualcuno, è essa stessa una forma di resistenza. E riguardo Jaber, che poi è questo qui, volevo leggervi un altro pezzo. Racconta Jaber, hanno ammazzato due persone che conoscevo negli ultimi 3 anni qui vicino. Il primo si chiamava Abdelaziz Kidar e l'hanno ammazzato a 300 metri dal confine. Era 3 anni fa prima che instaurassero ufficialmente questa no-go zone. Abdelaziz era molto vecchio, non poteva essere una minaccia, non sarebbe mai riuscito a portare alcuna arma con sé. Il secondo si chiamava Rafat Abulger e l'hanno ammazzato a 800 metri dal confine mentre stava dando da bere le sue piante. Per quanto riguarda la mia terra, nel 2005 mi hanno distrutto 47 dunari di olivi, nel 2007 mi hanno bruciato 35 dunari di grano, nel 2008 hanno distrutto altri 10 dunari di olivi e nel 2010 hanno distrutto gran parte della mia casa. Un dunar sono circa 1000 metri quadri. Possono sparare, ucciderci e distruggere la nostra terra, ma io non me ne vado e noi non ce ne andremo. Noi continueremo a restare saldi e esistere perché siamo nella nostra terra. Loro stanno nei carri armati, negli aerei militari, protetti da tutta la loro tecnologia perché hanno paura di un contadino. Ora dimmi, chi è più forte, il più coraggioso? Loro rinchiusi nei loro carri armati o noi li continuiamo a coltivare? Anche se i 300 metri diventassero 9 km, noi resteremo più forti perché siamo qui, perché continuiamo a coltivare anche se loro usano contro di noi tutte quelle armi sofisticate. E poi guardali se non sono riuscite. Ci hanno proibito il fertilizzante perché dicevano che veniva usato dalla resistenza per costruire i razzi. Ma chi la danno a bere? Lo sanno tutti che in realtà non vogliono passarci il fertilizzante perché sappiamo coltivare meglio di loro e che se ce lo passano va a finire come prima della prima intifada, che dall'estero preferiscono comprare da noi invece che da loro. E poi, anche questo lo vedono tutti, il materiale che serve per i missili passa con molta facilità sotto i tunnel, mentre il fertilizzante che arriva dai tunnel, oltre ad essere molto caro, non è di buona qualità. La terra la dà vita, il pane, il cibo, ma non solo. La terra rappresenta il legame generazionale, perché la terra che coltiva mio figlio è quella che è stata coltivata da mio padre prima di me e da suo padre prima di lui. La terra conserva nel suo interno misterioso i corpi e le memorie dei morti. La terra è ciò che si riconosce quando si torna a casa. Un essere umano, se gli viene asportato il cuore, non può sopravvivere, spiega Jaber. La mia terra è come il mio cuore. Se me ne allontanassi o se la vedessi, morirei. E poi, se me ne andassi, a chi resterebbe la mia terra? Agli israeliani? Io voglio continuare a coltivare per dimostrare che sono qui, che non me ne vado, che loro non vincono, non vinceranno e non possono vincere. E se prendono me, ci saranno i miei figli che continueranno a coltivare la terra. Se prendono anche loro, ci saranno i loro figli. Fermarci è impossibile. E a proposito dei figli, questa è appunto la figlia di Jaber, si chiama Chiara, che dà una mano a coltivare le cipolle. Adesso vi farei vedere un video. La
passando appunto alla terza parte, quindi alla scendere giù dei nostri occhi, un video di un accompagnamento che abbiamo fatto sempre a sud della zona di Busà con alcuni contadini. Lo faccio partire e poi... E poi vi racconto finché va, che cosa succede. Praticamente questo era un contadino che avevamo accompagnato per sfruttare fertilità sul suo campo. Lui già aveva coltivato e già stava crescendo il grano, infatti vedete dietro a questi con le zampe che già c'è un po' di grano cresciuto. E si era reso conto, quando era andato a mettere fertilizzanti, che gli ultimi 5 metri del suo campo erano stati distrutti da un bulldozer israeliano. E diceva, a me non mi sta bene neanche gli ultimi 5 metri, non li posso coltivare. E quindi ci aveva chiesto di accompagnarlo per coltivare gli ultimi 5 metri. Dopo praticamente 10 minuti che siamo là, appunto come sentite, sono iniziati gli spari. Tra l'altro appunto lo coltivava con l'asinello e non col trattore perché era troppo vicino alla barriera, quindi col trattore non ci poteva andare. Era proprio una cosa simbolica perché il resto del grano era già cresciuto, quindi erano fuori stagione. Quello che mi interessava di farvi vedere più di tutti, a un certo punto arriva la jeep e c'è un cecchino che esce dalla jeep. Ora voi vedete questo cecchino come sta correndo e camminando con le sue armi. Non è una persona che si sente in pericolo. Se si fosse sentita in pericolo si sarebbe protetta in qualche modo. Mentre invece è lì che corre tranquillo, praticamente senza protezione, penso che c'è il caschetto, immagino che c'è anche il giubbotto antiproiettile, però non sta andando a combattere contro qualcosa che può essere una minaccia per lui. È perfettamente cosciente che sta andando a molestare un contadino che sta coltivando la sua terra. Ok. L'ultima cosa che volevo farvi vedere alla fine. Perché appunto giusto quando ce ne stiamo andando alla fine se la prende. Sì, a un certo punto appunto c'è il cecchino che urla Khaled si chiama il contadino, che se non te ne vai ti spariamo addosso e quindi cominciamo ad andarcene. E qui è quando... che proprio sono quasi divertirsi per far vedere quanto è forte. Appunto ve l'ho mostrato perché quello che ci ha detto Khaled è stato che probabilmente se non possiamo stare presenti gli avrebbero sparato direttamente al posto senza sparare in aria. E quindi sono quei casi in cui ti sembra quasi che come straniero essere lì sia una cosa utile. Che poi ti viene anche da pensare che è una dinamica razzista, nel senso che perché nel momento in cui c'è un'italiana o un belga lì, questi dovrebbero farsi più problemi a sparare rispetto a quando ci sono solo palestinesi. Perché il mondo che osserva fuori, perché i soldati che sparano sono di fatto razzisti, cioè se succede qualche cosa, non lo so, una Rachel Corrie, a Torchon, andarla a Vittoria Rigoni, siamo tutti che, oh mio Dio, l'hanno ammazzato. Se succede a un palestinese, senza niente togliere a Rachel, a Tom, a Vittoria, assolutamente, però se succede a un palestinese, non lo sa quasi nessuno, passa un cartiletto qualche volta raramente su qualche giornale, mentre se succede uno straniero è il finimondo, e questo io trovo che sia razzismo. Però di fatto la presenza di stranieri è scomoda per le forze di occupazione e quindi di fatto quello che facciamo è sfruttare questa cosa. Vi faccio vedere abbastanza velocemente alcune delle cose che si trovano al confine, poi vi spiego un attimo cosa fa l'International Solidarity Movement, che è il momento in cui faccio parte in Cisgiordania e poi chiudo. Questa è una torretta, sopra questa torretta c'è questa telecamera. Queste sono armi comandate a distanza, nel senso che lì sopra non c'è nessun cecchino, ma c'è un computer da voi che parte, probabilmente a Tel Aviv o qualche altro posto che comanda quest'arma qui, che è la stessa che c'è in questa torretta qua, tra l'altro i due pezzi di cupola si alzano e si chiudono. Queste sono le torrette da cui ci stanno i cecchini, questa è la torretta dei cecchini che sta più vicino,
Queste sono le porte da cui entrano il GIF, il Bulldog e via dicendo, questa è una cosa mimetica. Queste sono delle antenne, appunto, secondo me quelle, ci sono quelle dei telefoni che sono più grandi. E poi ci sono gli altri che secondo me sono radar, non so se c'è qualcuno che sente la luce, come sono radar. Questi che sono i bulldozer, queste sono le jeep militari, questi sono cani che vengono liberati al confine appunto perché sono un animale impuro, non impuro come maiale, però abbastanza impuro e che vengono liberati. Queste due ultime foto invece sono la terra distrutta come, quella, come la terra di Khaled quando sono entrate con le bulldozer, distruggono la terra della destra di quale confine. E qui ci sono alcuni contatti nel caso in cui foste interessati a scendere in Palestina. Il primo è con l'email della rete italiana ISM, che è il gruppo di supporto all'International Solidarity Movement qua in Italia. Esattamente, l'International Solidarity Movement è un movimento che è nato durante la seconda intifada su chiamata di alcuni palestinesi che avevano questa idea di avere tanti internazionali, tanti stranieri con loro che potessero fare le manifestazioni con loro per quelle dinamiche di cui vi raccontavo prima, cioè il fatto che ci sia qualche straniero che osserva, qualche straniero presente, di solito fa abbassare il livello di violenza. Quello che fa l'International Solidarity Movement in Cisgiordania sono appunto accompagnamenti sia durante la raccolta delle olive, sia ai checkpoint, i bambini che abbassano attraverso i checkpoint. L'ultimo ragazzo della rete che è stato arrestato era stato facendo un accompagnamento di bambini attraverso i checkpoint, che poi ci sono stati un po' di tafferugli, sono appena cominciato a sparare, lui si è messo in mezzo ed è stato accusato di avere tafferugli i soldati. Ci sono appunto campagne contro la firing zone nelle colline sud di Hebron, ci sono quando le manifestazioni contro il muro, c'è da partecipare a iniziative come era quella di Babel Shams o dei campi appunto organizzati da palestinesi contro le politiche di espansione coloniale israeliana e via dicendo. Per quanto riguarda il Gaza invece la principale attività che facciamo sono gli accompagnamenti dei contadini oppure insomma dipende dalle situazioni quello che si riesce a fare. Il mio consiglio se volete andare con l'ISM è sicuramente l'International Solidarity Movement appunto è sicuramente quello di andare prima in Cisgiordania e poi in Gaza. Ah no, sono dimenticato di andare importante sull'ISM. Si basa su tre principi e mezzo assolutamente. Il primo è appunto Palestinian Led, quindi guida palestinese, quello che vi dicevo prima, contatto dei palestinesi, si fanno le azioni che i palestinesi ci chiedono di fare, quindi non come una ONG che arriva lì a portare la sua cosa. Sono i palestinesi che ci chiedono appunto di partecipare alla loro lotta di liberazione in maniera in cui loro pensano più opportuno. Portiamo avanti azioni non violente, nel senso che come internazionali ci comportiamo esclusivamente in maniera non violenta, cioè per esempio non tiriamo pietre noi internazionali. Perché? Perché noi internazionali serviamo da protezione, nel momento in cui ci mettiamo a fare azioni violente come tirare le pietre non serviamo più da protezione, indipendentemente dall'idea che ha ciascuno di noi su violenza e non violenza. Il terzo principio è il metodo del consenso, nel senso che l'ISM è un movimento orizzontale, completamente orizzontale, e appunto il quarto, che è quasi il principio, è la non discrimination, nel senso che non si discrimina in base alla provenienza, in base all'età, in base al sesso e via dicendo. Questo per quanto riguarda l'International Solidarity Movement. Il mio consiglio è andare appunto prima in Cisgiordania che a Gaza, una delle ragioni è che se si entra a Gaza come attivisti, cioè non coi convogli, ma portando appunto solidarietà attiva a contadini, eccetera, c'è il rischio di entrare nella lista nera e quindi non poter più entrare in Cisgiordania. E anche in Cisgiordania vi assicuro che ci sono moltissime attività da fare. Se invece ci tenete ad andare direttamente a Gaza, c'è un altro gruppo che si chiama UNADICUM, che è il secondo indirizzo che vedete là sotto, che è una dei il secondo indirizzo che vedete là sotto è quello del gruppo di supporto in Italia, ovviamente, che organizza gruppi di persone, loro li chiamano brigate, che si restano a Gaza per 15 giorni con lo specifico mandato di aiutare i contadini e che poi tornano a casa. Con questo credo di aver detto tutto, qualunque domanda o osservazione. Grazie Silvia.
Silvia è tornata da 10 giorni da casa, per cui possiamo approfittare appunto di lei e sentire un attimino, chiedere qualcosa, insomma, ecco, se quello stasera succedendo. Anche ecco, se sento... Patrini, tipo, mi sembra che hai detto una gran baccata quando hai detto questa cosa su ieri, nel senso, vai. Io volevo fare una domanda. Mi sembra che tu hai detto qualcosa di questo tipo, perché i Gazzauri non vogliono progetti, cioè sono molto, molto contrari. Non esattamente che non vogliono progetti, quanto che il fatto che dunque c'è una differenza fra la provo a dirtelo no. Anche ora alla fine ora è qualcosa del genere. Non che non vogliono progetti, quanto che il problema essendo politico non può essere, non tanto che non vogliono progetti, quanto che il problema essendo politico non ha senso essere affrontato da un punto di vista umanitario. Cioè, o che, non so come dire, l'esempio che faccio io è quello di una bottiglia con un buco. Io posso scegliere di continuare a riempire la bottiglia di acqua, però l'acqua continua a uscire da sotto, oppure di tappare il buco. Fare azioni politiche di solidarietà significa tappare il buco, riempirla di acqua, secondo me, significa portare progetti umanitari. Riguardo questo potrei leggerti quello che raccontava Taraji, per tempo perché spiega abbastanza bene quello che intendevo dire. Trovo, sì. No, no, io sono perfettamente d'accordo, ma volevo capire, cioè, perché io sono andata in Giordania e sembrava alcuni posti dove sono andata io che i progetti se li andassero a cercare, anche diciamo quelli che a me sembravano abbastanza insignificanti, voglio dire a me. Sì, ci sono sentire che invece qualcuno non è così, come dire, non cerca, no? Non chiede, che almeno non chiede un certo tipo di progetti. Ci devono essere un condizionamento, questa è la cosa che dico, cioè loro non vogliono essere condizionate dall'essere, capito, cioè da questi sì, progetti. Poi per carità c'è sempre anche chi cerca di accadere qualche cosa da questi progetti, ma almeno, cioè in realtà di questa intervista qua io ho fatto chiaramente una selezione, nel senso che ho selezionato chi resiste. Faccio l'esempio di Taraji, che è una donna da cui abitavo, tra l'altro sempre lì di Cosà. Una volta che l'ho vista ero con un'altra gente e una delle persone con cui ero le aveva proposto, siccome appunto lei raccontava che le sue figlie quando andavano a scuola si trovavano tutti gli spari eccetera eccetera, le hanno proposto vuoi un supporto psicologico e questa oppure vuoi degli aiuti eccetera eccetera, e questa si è incantata da morte perché non voglio nessun supporto psicologico, io voglio che le mie bambine vadano a scuola senza essere attaccate. Appunto se volete leggo quel pezzo di Twitter ci spiega bene questa cosa qua. Dice: noi non vogliamo aiuti, cibo o soldi. Quello che vogliamo è che la gente si schieri dalla nostra parte e che lotti con noi. Gli aiuti sono utilizzati da chi li manda per fare pressione su di noi e per imporci delle condizioni. Non è su di noi che dovete fare pressione, è su Israele. È importantissimo anche raccontare la verità su cosa accade qui in Palestina. Sono felice quando vedo gli stranieri che vogliono raccontare alla loro gente del nostro popolo. Voglio dire al mondo che anche noi siamo esseri umani, che abbiamo il diritto di vivere con dignità come gli altri esseri umani. Alcuni bambini israeliani hanno scritto sulle bombe che stavano per essere lanciate contro di noi durante il piombo fuso che erano un regalo per i bambini palestinesi. L'ho visto nei video, ho visto le foto. Io ho voluto che le mie figlie si istruissero, che andassero all'università, perché non credo nelle bombe ma nel mondo migliore. Voglio che diciate al mondo che vogliamo dentro i nostri diritti. Non vogliamo cieco e elemosinato dalle mense del nostro mondo. Vogliamo che ci restituiate la nostra dignità, che è più o meno il senso. In realtà ce ne sono diversi che hanno questa filosofia qua. No, è importante sapere, sì, ci sono anche in Cisgiordania, non è che Cisgiordiana su tutti i progetti, però è vero quello che dici tu, spesso si attaccano. No, ma non è tanto quello che dico loro. No, ma le loro, noi. No, ma ci sono dei palestinesi ovviamente. Tendiamo, no? A fare ma sono anche loro che spesso io ho avuto diversi che hanno questi progetti, si attaccano a questi progetti, diventano delle fonti di vita, insomma, che in realtà poi
non danno dignità, ma anzi la tolgono spesso. In questo c'è il Giordano, sicuramente ci saranno anche a Gaza. Sì, sicuramente anche a Gaza c'è chi si aggrappa ai progetti, però effettivamente molti ci dicono che o questi progetti vengono fatti effettivamente perché per trovare lavoro, eccetera, eccetera, o che vengono fatti proprio ponendo delle condizioni e quindi per fare un tipo di colonialismo culturale. Scusa, io volevo dire una cosa. Sono molto d'accordo su questo fatto che non si deve andare più a portare progetti, né cibo, né gorilli, né gonne. Però, voglio dire, anche tu ci hai parlato per mezz'ora del disagio di queste persone. Quindi culturalmente per noi dobbiamo fare un lavoro enorme su noi stessi, perché ci racconti che i pescatori non possono pescare, che la terra non produce perché gliela impediscano di fertilizzarla. Allora noi ci troviamo veramente a dover fare su noi stessi un grande lavoro, e questo non solo personale ma di gruppo, quindi è importante. Io personalmente posso anche aver fatto questo lavoro su me stessa, però è importante farlo di gruppo. Però hai fatto l'esempio giusto dei contadini e dei pescatori, nel senso che se il contadino non può coltivare la sua terra, io ho due possibilità: o vado col contadino alla sua terra e quindi cerco di agire sul politico e quindi sul fatto che lui possa raggiungere la sua terra, o tengo il contadino lontano dalla sua terra e gli do il cibo. Sono due strade diverse, entrambe portano allo stesso risultato. E dei pescatori, non è che i pescatori non sono in grado di pescare o che i pescatori non c'hanno il pesce, non c'hanno le banche. Il problema è che i pescatori non possono raggiungere l'acqua dove c'è, dove possono pescare, quindi diventa un problema. Però qui ci fai anche non dico il fumo in genere, ci fai anche passare il messaggio che così non hanno pesce. No, invece c'è nelle acque lì, è che c'è nelle acque, ma loro non lo pescano, quindi la sera non lo portano a casa. Il punto è, cioè, ingenuamente, cioè, il popolo si aggancia a questa specie di altruismo, no? Dice, come muoiono di fame? Infatti io non credo che nel mondo le persone muoiano di fame. C'è sempre un modo per sopravvivere, ce lo dicano a noi, perché poi gli si manda il pacco dono e siamo felici. Quindi è tutto un lavoro che va fatto politicamente, io penso, non so come, pongo il problema. Per esempio a livello politico, a livello politico una delle cose che in questo periodo sta funzionando è la campagna BDS, per il boicottaggio di disinvestimento e sanzioni verso Israele, e che effettivamente sta portando ad alcuni risultati. Riguarda come Soda Stream ha calato il valore delle sue azioni in borsa, non riesco più a fare. E allora bisogna raccontare queste cose anziché che il pescatore non ha pesce, probabilmente. Non lo so, se l'azione politica vuole essere tutto. Allora, raccontare per tutto, per quello che riguarda la questione umanitaria, non è che non esiste una questione, un'emergenza umanitaria, esiste specialmente a Gaza. Perché non entra la roba a Gaza? Cioè, la questione palestinese in generale non deve essere considerata come una questione umanitaria, è una questione politica. Poi l'aiuto ci vuole, cioè noi un'associazione abbia. Radicale, se non va raccontata, allora va appunto rafforzata l'azione politica, ma non raccontata, perché se la racconti metti le persone più ingenue o più buone o più povere come loro nella situazione di essere generosi anziché di appoggiare la lotta, capito? Ma devono andare quasi di pari passo un po', nel senso che è una questione politica, sì. Però questa questione politica ha generato anche una questione umanitaria, per cui le persone, le famiglie italiane che adottano un bambino laggiù e viene accettato. Noi come comitato che abbiamo un'adozione, un asilo nido, gli mandiamo quei pochi soldi che restano da queste cene. E va bene, però noi lavoriamo politicamente anche, e non è la questione essenziale. L'organizzazione, sia la tua associazione che sia la nostra, poi di sotto facciamo, portiamo medicine, facciamo cose,
ma non è che andiamo a sbandierare queste cose, però la nostra attività è principalmente politica, facciamo quello che dice la signora, e quello che dice è assolutamente corretto, non è che andiamo a dire dateci i soldi perché poi li portiamo là, no, noi facciamo attività informativa, portiamo gruppi là, e le altre cose che anch'io le faccio, ma mi guardo bene da dire, perché per il discorso che giustamente è un discorso giustissimo quello che dici. In generale è una cosa, non di dire. No, vanno fatte senza parlare. Ma senza fra parlare. Mandare 10 euro in Palestina e pagare 10 euro per il viaggio di lei che viene a spiegare cosa succede, e si preferisce questo, certo. Capito? Quindi questa è un'azione politica. E un esempio, a Pistoia non è che ci siamo solo noi che fanno le cose per la Palestina, ma c'è chi organizza le serate di beneficenza per la Palestina, no? Cosa che noi non abbiamo mai fatto, nel senso che noi abbiamo questo rapporto con questo asilo, ma mai c'è stata una cena solo per l'asilo. Le cene sono sempre state accompagnate da interventi come quelli di Silvia e di altri compagni, compagne che lavorano e vivono in Palestina, oppure per lunghi periodi vivono in Palestina, e quindi in qualche modo lavoriamo per far passare un messaggio politico. Abbiamo questo rapporto con le scuole in cui descriviamo la situazione palestinese, ma anche lì il tentativo è far passare un messaggio. Non è che alla fine andiamo a fare la raccolta degli studenti, dateci i soldi che si mandano d'asilo, questo non esiste. Le due cose in qualche modo cerchiamo di tenere insieme, ci serve anche a noi avere un rapporto, diciamo, con questa realtà palestinese, no? Conoscere i problemi che ci sono in quella scuola, di che cosa hanno bisogno e come mai hanno bisogno di certe cose, perché mancano certi oggetti, e anche un toccare, diciamo, la realtà con le mani, essendo, diciamo, a distanza, no? Rispetto a loro. Quindi niente, noi non facciamo la beneficenza, no? Noi cerchiamo di fare azione politica nelle nostre iniziative, e purtroppo sì, a Pistoia ci sono state, c'è qualcuno che fa le serate in beneficenza per la Palestina. Sì, ma te lo domandi perché le fanno? Perché le fanno? Cioè, bisogna chiedersi perché gli si fanno. Lo sappiamo, siamo consapevoli, quello che dici tu è giusto. Proprio il rifiuto di affrontare la questione dal punto di vista politico, perché questo significherebbe dal punto di vista politico andare a rompere, per esempio, il rapporto che esiste tra certi partiti sedicenti di sinistra in Italia con Israele, insomma, no? Questo è scelta politica, si fa beneficenza senza dire niente, no? Perché questo non si vuole inclinare un rapporto con gli amici. Gli amici sono i sionisti israeliani. Poi il discorso della beneficenza, allargando, lo dicevi giustamente prima, vale molto di più di altre realtà dove noi andiamo a fare beneficenza, raccogliamo i famosi 2 euro col Teo, col telefonino per l'emergenza di qui e di là, quando sappiamo che queste emergenze sono create dall'intervento dell'Occidente. Vale molto di più per altre realtà che per quella palestinese. Forse, forse sì, però io non... Però a volte vale, cioè vale anche per quella palestinese. Vabbè, ho sollevato un problema, vi ringrazio. No, è un problema che sappiamo, ci siamo consapevoli, è giustissimo. Che va sempre tenuta di conto, però è vero che sulla contingenza e vai là e aiuti, cioè, se puoi portare un po' di medicine, se puoi, certo, se puoi avere un po' di soldi per l'asilo e per fare l'adozione a distanza, la fai, non la sbandieri però, perché secondo me non è da sbandierare, cioè è un, non dico quasi un debito, ma insomma è una cosa che uno fa perché serve di farla, come lo farebbe a uno che sta male in Italia, cioè per me non c'è differenza, cioè dunque lo faccio, non lo faccio per... Sì. In qualche modo farlo stando consapevoli che non è la soluzione finale del problema. Io volevo chiederti, innanzitutto ti ringrazio per la tua testimonianza più che diretta e recente della situazione a Gaza, che infatti per la prima domanda, diciamo, il primo punto che mi risponde velocemente sulla possibilità di avere informazioni dirette su Gaza,
perché appunto... Nel senso tanti vestiti si trovano lì? Sì, sì. Allora, via Facebook ci sono moltissimi attivisti palestinesi che... Allora, a me personalmente piace l'idea di diffondere quello che dicono loro. E infatti anche nel libro la maggior parte delle storie... In inglese e in italiano si trovano? In inglese e in italiano si trovano? In inglese sì, per esempio c'è Sabine che scrive molto, che fa la giornalista. Ci sono Rana, adesso un po' meno, faccio Rana tutta una serie di blogger, ci sono pagine Facebook. Per quanto riguarda l'ISM abbiamo una pagina che si chiama Rete Italianismo, che è una pagina collettiva dove spesso vengono postate anche notizie appunto di attivisti palestinesi. Le foto che erano lì erano di una ragazza che si chiama Hani, che adesso non so come trovare su Facebook. Se no, sempre in internet, per avere notizie da là, c'è Nena News, che è piuttosto aggiornata, in inglese ci sono Ma'an, c'è Mondo Ways, c'è Electronic Intifada, ci sono... Poi dipende da cosa cerchi, per esempio Electronic Intifada fa dei post molto lunghi, molto interessanti anche umani, mentre Ma'an fa delle notizie tipo flash più piccole, agenzie, poi ci sono... IMEMC, che è un'altra cosa, poi c'è l'Alternative Information Center, ma quello che è per la Cisgiordania, ce ne diverse. Invece un altro paio di domande, la prima su la condizione, diciamo, del passaggio, cioè dei permessi per andare, diciamo, prima della seconda intifada era abbastanza comune, soprattutto in Cisgiordania, ma anche a Gaza, penso di poter andare a lavorare di là, oltre il confine. Beh, adesso immagino che sia proprio proibito. Allora, per quanto riguarda Gaza, ci sono due valichi per le persone, una è Rafa che va con l'Egitto e una è Erez che va con il territorio occupato in Gaza. Erez sostanzialmente lo possono attraversare. Alcuni cooperanti di ONG restano simpatici ad Israele, che quindi vengono a Gaza a lavorare, alcuni giornalisti accreditati dentro Israele, gli operatori dell'ONU, alcune persone che riescono a ricevere il coordinamento per andarsi a far curare in Israele. Tra l'altro è recente il caso di alcune persone che provano a farsi curare nel territorio del 48 di Gaza e che avevano nel passaporto scritto territorio palestinese, quindi potevano entrare. A un certo punto gli hanno chiesto il passaporto Stato di Palestina, perché è stato riconosciuto all'ONU, eccetera, e non l'hanno fatto passare, se deve essere coordinato per andare a farsi curare di là. E poi in qualche caso mi dicevano per avere alcuni visti che dovevano andare a recuperare a Gerusalemme, però questi sono vari. Mentre invece Rafa è aperto al momento una volta ogni 15 giorni per 3 giorni, quindi martedì, mercoledì e giovedì, una settimana sì, una settimana no, qualche mese più avanti così, e nelle settimane no, il domenica e lunedì spesso è aperto ma solo per i pellegrini. Quando dico Rafa aperto, di solito si passa, appunto, soprattutto per uscire, si passa con dei bus, passi la parte palestinese per arrivare alla parte egiziana. Per esempio, il primo giorno in cui ho tentato di passare il confine ero sul bus numero 7 e sono passati 6 autobus, quel giorno, la settimana passata, ci hanno rimandato indietro sempre anche il giorno dopo. Quindi vuol dire che è aperto per 3 giorni alla settimana, e questi 3 giorni alla settimana dicevano che quel giorno che sono passati 6 autobus erano anche fortunati, perché di solito ne passano 4-5, quindi aperto tra virgolette, perché 4-5-6 autobus di persone non sono molte persone. Quello è Erez, è Rafa, e poi ci sono i tunnel che sono stati sostanzialmente distrutti quasi tutti. Una cosa che mi sento di appuntare a proposito di questo è che, ed è un discorso che ci facevano quelli di Bingo, che è sostanzialmente una... Bingo è una, un ombrello, collezione di ONG palestinesi che operano a Gaza, quindi appunto un'organizzazione palestinese per i palestinesi, che ci dicevano a un certo punto di vista che probabilmente tutto questo, cioè il fatto che per esempio con Morsi ci fossero molti più passaggi tra Gaza e l'Egitto e che i tunnel e tutto quanto non venisse distrutto dagli israeliani, era un falso degli israeliani per cercare di sdoganare Gaza all'Egitto in qualche modo, no? E che il fatto che adesso l'Egitto abbia chiuso i valichi
fa far sì che il mondo pensi è l'Egitto che sta portando avanti in qualche modo la sede su Gaza, cioè è colpa dell'Egitto se adesso c'è la sede su Gaza, mentre invece quello che dobbiamo ricordarci è che l'occupazione militare di Gaza è portata avanti da Israele e dai sionisti e che la sede è portata avanti principalmente da Israele, cioè nel caso in cui le acque di Gaza fossero libere, si potesse uscire dal porto, nessuno si preoccuperebbe più del valico di Rafah. L'ultima domanda invece un po' più, diciamo, politica, anche se possibilmente se riesci a rapportarci con i cambiamenti nella vita quotidiana delle persone, anche se immagino siano piuttosto piccoli, sul, diciamo, dall'anno scorso, insomma, con l'avvicinamento tra il movimento di Hamas, dei fratelli musulmani, con il Qatar. Quindi con l'accesso a determinate fonti di finanziamento, insomma erano stati promessi diversi miliardi di investimenti da parte soprattutto del Qatar appunto a Gaza, e se questi sono cominciati in termini di infrastrutture. Quello che so è che il petrolio che è entrato dopo l'alluvione, finita l'alluvione, hanno deciso di aprire i confini interni per questo petrolio. Era un petrolio che proveniva dal Qatar e che da quello che ne so io la centrale sta ancora funzionando col petrolio del Qatar, quindi almeno quella è arrivata. L'altra roba è che comunque secondo me, a parte il Qatar, Hamas ha completamente perso l'appoggio internazionale, cioè dall'Egitto alla Siria si sono trovati completamente isolati e che quindi in molte cose appunto mentre prima riuscivano alle donazioni, ad aiutare diversa gente, si aiutano solo quelli del loro partito, quindi anche Hamas c'è un po' alle spalle al muro, il che da un certo punto di vista, forse cinicamente, potrebbe farmi sperare in una prossima riconciliazione, non si è fatta, però sì, sostanzialmente Hamas ha perso l'appoggio da loro. Io avevo chiesto anche questa cosa anche a Michele Giorgio, mi ha detto era mezzo miliardo di dollari che aveva promesso per fare una mega autostrada che attraversasse tutta Gaza. Per andare dove? Quanto pensano quanto pensano politicamente il monarchia del turco su Hamas o anche in generale? Probabilmente si risponde meglio. Scusa. Quanto pesano le i condizionamenti delle monarchie? Non sono, cioè pesa, sono, però c'è una confusione politica attualmente nel Medio Oriente che si capisce veramente poco, perché specialmente questo secondo me è frutto di quello che è successo in Egitto. Cioè, nel senso, l'Egitto è un popolo, diciamo, se ne può, è venuto fuori un regime di fratelli musulmani che per un anno ha fatto credere anche a Hamas alcune cose, ma non solo a Hamas, a diversi paesi, anche il Golfo. Dopodiché è successa quest'altra rivolta dove è cambiato il regime, attualmente c'è un altro che ha cambiato tutte le carte in tavola. Per cui, secondo me, finché non c'è diciamo un status un po' che non si trova, cioè che non che c'è una stabilità, ecco. Perché non c'è una stabilità in particolare in Egitto, è difficile poter fare delle valutazioni, secondo me. E attualmente c'è una confusione e basta. C'è una confusione e appunto Hamas a questo punto ha perso tutto quasi, perché l'Egitto ha cambiato regime. Siria sta succedendo quello che sta succedendo e quindi anche da lì sono fuori. Altri paesi che appoggiano Hamas non ce ne sono, perché Meshal addirittura, che è il capo politico, diciamo, di Hamas, non sa dove andare, quindi non lo dico. Per cui ecco,
Poi tra l'altro ti ricordo, a parte la scena, ti ricordi che Qatar forzò Hamas a lasciare perdere, si sono distaccati da prima avevano una triangolazione con Assad, insomma, che a un certo punto si è abbandonata perché Qatar con la promessa dei soldi. Ma è molto complicato. Anche lì, perché? Perché c'era ancora Morsi. Perché cioè, non esatto. Sembra, ma l'Egitto è qualcosa, è quello che comanda tutto, ma non comanda perché è considerato il paese guida, ma è considerato non solo dagli egiziani, ma quasi da tutto il Medio Oriente. E quindi, cioè, ecco, finché la situazione non si stabilisce in Egitto, ecco, si vive in una confusione, specialmente per un movimento di lotta come Hamas, come Al-Fatah, perché anche Al-Fatah la stessa cosa, si è trovata in difficoltà con Morsi, capito? Con Morsi si è trovata molto in difficoltà, e poi invece ora è cambiato Morsi, è venuto quest'altro regime, ora si trova molto meglio con quest'altro regime, come si trova meglio con Assad, insomma, con la Siria. Era ora. Ora con la principessa Sissi, che non si sa. Con la principessa Sissi, non si sa. Ah, sì, guarda la principessa Sissi. Sissi. No, è il nuovo leader egiziano. Sì. È il generale che aveva fatto la rivolta contro Morsi. Comunque su queste questioni, mi diceva Raffaele, c'è la disponibilità di un relatore abbastanza competente, così per cui il prossimo incontro magari si cerca di riuscire a capire, diciamo, i cambiamenti che ci sono. Però una cosa però si può dire, cioè si sa chi è chi è. Io non sono un orchestra tutto. Chi c'è fondamentalmente che molto che influenza molto tutta questa zona, lo sappiamo adesso. È stata la sua parte dell'Atlantico. Sì. Però capite, ci sono anche i paesi arabi nel mezzo. E alleanze. L'Arabia Saudita è alleata americana dalla Trenta. È il grosso alleato, più di Israele, l'Arabia Saudita è alleata di Israele. Poi per non parlare, è vero che parla di Qatar. Che per non parlare anche della Turchia, tra l'altro. La Turchia è un satello, poi il satello di Israele. È un satello, però svolge un ruolo anche in quell'area lì, insomma. Sì, ma c'è sempre rapporti con Hamas, ma c'è sempre dietro stretti. Sì, ma c'ha avuto rapporti con Hamas stretti. La Turchia, per esempio, no, non è che sia. Sì, ma tu mi stai parlando il grosso attore, quello che può determinare che sia veramente grosso. Mettiamola così: se uscisse all'improvviso, cioè succede una catastrofe, sparisce dal mondo, spariscono gli Stati Uniti e tutta l'influenza che hanno, tutti gli equilibri o non equilibri che ci sono salterebbero completamente. Ma questo è ovvio. Oh, ma perché se la sono tanto presa i palestinesi ultimamente, gli egiziani? Perché hanno bombardato i tunnel? No, perché identificano Hamas con i palestinesi e identificano Hamas con i fratelli musulmani, nel senso che Hamas ha fatto la stupidata di dire esplicitamente che ha finanziato e ha supportato i fratelli musulmani. Quindi nel momento in cui si è passato da Morsi a Sisi, sostanzialmente appunto è colpa di quello che è successo prima a Hamas. In più il Sinai è un po' in, come dire, ci sono azioni da parte degli ex fratelli musulmani, eccetera, viene ancora una volta incolpata Hamas per queste azioni, non so quanto dentro ci sia di Hamas, quanto ci sia dei fratelli musulmani, quanto ci siano dei due insieme, eccetera. Comunque vengono incolpati Hamas e secondo la logica egiziana, quindi i palestinesi, e di conseguenza se la prendono. L'hai sentito Kerry cosa ha detto questi giorni? Ha riproposto come capitale dello Stato palestinese quella frazioncina, come si chiama? Beth Hanun. Si è arrabbiato anche a Abu Mazen.
Oh. Addirittura, come direbbe un mio amico. No, perché effettivamente si sta giocando sporco questa volta l'America. Kevin. C'è un libro molto bello che si chiama, che forse conoscerà, Halidi, che sarebbe bellissimo farlo lì in Italia, questo è la Columbia University, è uno dei più grandi storici che c'è, si chiama I mediatori, i falsi mediatori, che si riferisce agli Stati Uniti, che fa tutta la storia del rapporto tra la Palestina. Sì, sì, ma ora attualmente questo è l'ultimo. E questa è una continuazione. No, però questa è più pericolosa, perché l'America, gli americani non hanno mai fatto proposte, hanno sempre lasciato mano libera a Israele e fallivano appunto queste tornate. Invece questa volta sembra che ci sia una pressione, cioè un piano americano di Kerry, e c'è una pressione enorme. È la paura palestinesi veramente, che poi questa autorità nazionale dovesse accettare qualche cosa di simile, e quindi rinunciare in pratica a tutto, perché rinunciare a Gerusalemme è infatti rinunciare al diritto del ritorno, che è una cosa che nessun palestinese, cioè, ha ragione, cioè, tutti aspettano di tornare, tutti, da quelle del Libano a quelle che ci sono a Gaza, a quelle in Giordania, quelle che ci sono in Giordania, la maggior parte, tutti vogliono tornare, nessuno, è la chiave, cioè sembra che è una barzelletta, ma è vera che c'è la maggior parte delle famiglie ci hanno ancora la chiave, è una realtà. A volte a raccontarle queste cose sembra che uno racconta delle cose così per raccontare, invece sono vere, sono veramente cose che esistono, che ci sono. E appunto questa volta io speriamo che finisca, arrivi su da fronte. Ora vorrei citavo questo storico che si chiama Rashid Khalidi, che ha una cattedra che è dedicata a Edward Said. Lui ha scritto diversi libri molto belli, uno si chiama Iron Cage, la gabbia di... Ha scritto tre libri che se non andrebbero tradotti in italiano, perché nessuno si guarda bene sul ruolo degli americani in Medio Oriente, sul ruolo degli americani come falsi mediatori e sul ruolo degli inglesi invece come fautori, come facilitatori della nascita dello Stato di Israele. Cioè. E sono libri che andrebbero tradotti, perché poi lui fra l'altro, cioè è una delle contraddizioni, insomma, capito, lui la voce tecnica, la Columbia University, eppure dice di peste e cose degli americani, come c'è no, di certi giornali, diciamo, gli studiosi palestinesi, arabi in generale, sì, lui è cioè palestinese, sì, forse anche